Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Lombardia. Come molti di voi sanno, da 5 anni a questa parte questo palazzo non è più solo il palazzo dell'istituzione Regione Lombardia, ma è un palazzo che abbiamo voluto sempre di più aprire alla cultura, agli eventi culturali, concerti, mostre, intrattenimenti, tutto ciò che riguarda anche un po' il nostro palinsesto culturale, ma abbiamo voluto che fosse un punto di riferimento e uno spazio culturale a 360 gradi. Mi fa molto piacere darvi il benvenuto questa sera in un'occasione davvero speciale. Avere qui con noi Omar Pamuk è un orgoglio, una soddisfazione per tutti. Lo dicevamo anche questa mattina in occasione della conferenza stampa al Museo Bagatti Valsecchi. E anche perché questo evento così importante, questo progetto, si diceva stamattina, perché non è solo una mostra, non è solo un convegno, non è solo un evento a sé, ma è un progetto molto articolato, si inserisce in un anno per noi molto particolare. Come vedete, l'anno della cultura in Lombardia, abbiamo deciso di dedicare l'ultimo anno della legislatura alla cultura, anno che si è aperto il 29 maggio dello scorso anno e che si chiuderà il 29 maggio di quest'anno. Abbiamo sostenuto con grande volontà, con grande passione questo evento particolare che mette ancora una volta il Museo Bagatti Valsecchi, Milano, ma tutta la Lombardia sotto gli occhi del mondo in questa occasione davvero importantissima e di richiamo anche a livello internazionale. Poi vedere appunto al centro dell'attenzione un nostro museo, dico nostro perché di Regione Lombardia, ma anche del nostro ovviamente territorio di Milano e del nostro straordinario patrimonio culturale e museale che stiamo veramente valorizzando e portando avanti con grande impegno e con grande passione, proprio perché rappresenta davvero un patrimonio di cui andiamo fieri. Quindi aver potuto inserire l'evento di oggi e la mostra che si è inaugurata oggi in questo articolato palinsesto dell'anno della cultura è stata davvero l'occasione anche per rimettere al centro le nostre istituzioni culturali. Io non mi dilungo oltre se non appunto per ringraziare tutte le istituzioni che hanno collaborato, il museo in particolare, l'Accademia di Brera e tutti i soggetti partner di questo percorso che ci ha visto lavorare insieme in questi mesi per la buona riuscita, e direi che anche dalla mattinata di questa mattina possiamo dire che sia già un'esperienza davvero riuscita e molto apprezzata da tutti. Mi scuso se non potrò rimanere fino alla fine, ma come potrete immaginare gli impegni quotidiani sono sempre tanti, ma ci terrei innanzitutto a chiamare qui sul palco con me gli ospiti, i veri ospiti di questa importante, in questo importante momento di approfondimento, il professor Salvatore Settis e ovviamente l'ospite Omar Pamuk, che ci onora della sua presenza. Grazie. Prima di lasciarvi, abbiamo un omaggio che vorrei fare innanzitutto al nostro ospite. Visto che si parla di bellezze artistiche, di bellezze culturali, questo è il volume che abbiamo realizzato come Regione Lombardia, che raccoglie tante meraviglie, infatti si intitola Meravigliosa Lombardia, della nostra regione, dei nostri territori, di cui da assessore regionale vado veramente fiera. Quindi un omaggio da parte della regione, da parte mia, del presidente Maroni, e grazie ancora per la presenza e buona continuazione. Thank you. I'll switch to English now because of Ecco, parlerò in inglese ora perché per motivi pratici voglio parlare in inglese e voglio iniziare ricordando a tutti voi che il 18 gennaio del 2017, esattamente un anno fa, Orhan Pamuk era già qui a Milano con noi. Nella sua visita, l'Accademia di Brera ha organizzato una conferenza molto interessante su di lui e sul suo lavoro, e poi gli è stata data una laurea honoris causa dall'Accademia di Brera. Mi è stato chiesto di tenere la laudatio per Orhan Pamuk e abbiamo avuto l'opportunità di sentire da lui, nel corso del suo discorso, un discorso interessantissimo e molto intenso intitolato Arte
e letteratura contemporanea. E tutta una serie di esperti hanno parlato del lavoro di Pamuk, Laura Lombardi, Massimiliano e altri appunto professori. Tutte queste cose, esattamente un anno dopo, hanno formato un libro che è quasi un miracolo aver pubblicato in semplicemente quasi un anno, con tutti appunto i commenti che sono stati fatti, perché ciò che nessuno si aspettava un anno fa è che Orhan Pamuk fosse così generoso da partecipare all'intera conferenza e reagire in un modo estremamente generoso e in modo estremamente articolato a tutto ciò che era stato detto su di lui. Ora abbiamo questo libro e adesso abbiamo esattamente un anno dopo questo privilegio di risentire ancora una volta Orhan Pamuk qui a Milano, Un sogno fatto a Milano, pubblicato da Joan Levy, e spero che appunto molti di voi leggano questo libro e poi anche per festeggiare l'apertura della mostra al Museo Bagatti Valsecchi che si è avuta questa mattina. Abbiamo tenuto una conferenza stampa stamani appunto a questo proposito ed è una mostra estremamente interessante e anche attraente. Ci saranno 29 delle 83 teche che formano il Museo dell'Innocenza di Istanbul, quindi per coloro di voi come me che fino a questo momento non hanno avuto la possibilità di visitare il Museo dell'Innocenza di Istanbul possono avere una prima possibilità di dare un'occhiata a queste 23 teche che hanno delle narrazioni particolari. Ci sono oggetti, ci sono reperti di arte contemporanea con vari approcci a ciò che io penso sia davvero la problematica centrale della meditazione che Orhan Pamuk fa sulla memoria e sul museo e sulla città anche. Siamo qui per ascoltare la voce di Orhan Pamuk e la sua voce così ispiratrice, quindi il mio ruolo in questa conversazione è semplicemente quello di far partire la discussione e quindi ho intenzione di essere estremamente breve, però magari anche il pubblico sarà felice di ascoltare lei e le sue parole, ma noi pensiamo che sono sicuro tutti noi vogliono di fatto sentire lei più che me. Bene, nel libro, come citavo, intitolato Un sogno fatto a Milano, ci sono una serie di testi di Orhan Pamuk, ivi compreso il suo manifesto modesto che è stato proprio fatto a Milano nel luglio del 2017 e poi il suo discorso di Brera intitolato Piccoli musei e la sua risposta ai discorsi nel corso della conferenza Prassi radicali fra letteratura e materialità. Quindi ci sono parecchi scritti suoi in questo piccolo libro. La prima domanda a lei, Orhan, dal libro, visto che abbiamo la fortuna di averla qui nella stessa città un anno dopo, sembra che ci sia un rapporto speciale che lei intrattiene con Milano. Sì, si può tentare di esagerare quando si è circondati dai milanesi come stasera, però sì, devo dire che ho anche il dovere di essere preciso. E ero qui per la prima volta a Milano nel 1959, è stata la mia prima visita perché mio padre faceva l'ingegnere presso l'IBM a Ginevra e noi abbiamo deciso di venire insieme a mio fratello e a mia madre a Ginevra e mio padre aveva una piccola Opel Record e decidemmo di partire da Ginevra, visitare la regione e venimmo fino a qui. E fu un viaggio lungo da Ginevra in auto quell'anno, mi ricordo, e mi ricordo chiarissimamente la mia visita in galleria. In galleria mi hanno acquistato una serie di macchinine di plastica, macchinine giocattolo. Questa è la prima grande impressione che io ho avuto di Milano da bambino. Probabilmente questa impressione me la sono portata nel cuore. Poi c'è stato un intervallo di quasi 30 anni e poi ho iniziato a ritornarci quando avevo più o meno 40 anni. Mi piaceva molto venire a Milano, però è assolutamente impossibile che io ricordi solo
un piccolo particolare, perché io adoro l'Italia e forse amo Milano in un modo stendaliano, ecco perché ci ritorno, perché scopro l'arte, perché essere qui mi fa sentire davvero in Italia, perché forse anch'io sono un mediterraneo, nel senso che anch'io mi affaccio sul Mediterraneo. E poi dopo un po' ho viaggiato, visto che i miei libri sono stati tradotti in tutta Europa, ho viaggiato in tutta Europa per promuoverli, e quando facevo queste interviste per promuovere i miei primi libri, ero solito visitare piccoli musei, e ho scoperto molti di questi musei in Europa da solo, e questi musei hanno avuto un significato sempre maggiore per me. Mentre mi stavo accingendo a scrivere il Museo dell'Innocenza, ho scoperto il Museo Bagatti Valsecchi. E in quel momento, credo fosse più o meno l'anno 2000, all'inizio dell'anno 2000, era un museo non molto frequentato, c'erano pochissimi visitatori, mi faceva un po' paura questo vuoto e tutte le armature, le armi di questi soldati, ma dopo un po' ho anche scoperto tutta una piccola serie di utensili da cucina, degli oggetti del quotidiano, e il fatto che questo museo alla fine era di fatto proprio curato dagli stessi proprietari, i due aristocratici che ci vivevano e che ne prepararono il futuro come museo, e grazie alla loro ambizione hanno collezionato opere d'arte provenienti da tutta Italia e altrove per la loro casa. Bene, questa è una storia che io ho amato molto, perché anch'io avevo in mente di scrivere un romanzo nell'ambito del quale il personaggio principale è un raccoglitore di oggetti e immagina, per esempio, di trasformare la sua abitazione in un museo. E quindi per me è stato molto interessante visitare quei musei i cui fondatori anche usassero abitarci prima di trasformarlo in un museo, e il Bagatti Valsecchi proprio era ciò che io cercavo. Ho cominciato ad andare e venire, ho immaginato il mio personaggio proprio lì, il protagonista del Museo dell'Innocenza, che Malbas Bajuz morì a Milano in via Manzoni, proprio nell'hotel de Milan, cosa perfetta per l'atmosfera del libro, perché non solo ci ritroviamo a Milano, ma perché siamo vicini a Verdi, al melodramma, che sono tutte cose che io amo moltissimo. Anche se l'argomento del mio libro è melodrammatico, io non lo sono, non sono un tipo melodrammatico, devo dire. Quindi queste sono le motivazioni che mi spingono a amare Milano, e non voglio edulcorare nel mio rapporto con Milano e neanche quello con Istanbul, quindi sono ben piantato con i piedi per terra quando parlo di Milano. Io adoro la cultura italiana, essenzialmente i piccoli musei come il Bagatti Valsecchi e il Pol di Pozzoli, che è vicino, che è un museo simile, ma la logica dell'altro museo è diversa. Grazie Oram, hai avuto molti ammiratori, li hai molti anche a Milano, sono sicuro, e sono sicuro che anche molti dei tuoi lettori in Italia hanno letto i libri e soprattutto il romanzo Il Museo dell'Innocenza. Di solito quando si parla con la gente del tuo libro, e soprattutto quando esprimevo il mio orgoglio di essere stato scelto per parlare con te, molti mi dicono che sembra un libro sequenziale, come se prima tu avessi scritto il libro e poi immaginato il museo. Sì, però di fatto non è vero. No, non mi piace questa interpretazione, non è neppure un'interpretazione, è semplicemente un'erronea informazione. Se la gente pensa che io ho scritto un libro e quindi sono un po' opportunista, e visto che il libro ha avuto successo mi sono detto perché non fare un museo, non era una faccenda di opportunismo culturale. No, ho concepito il romanzo e il museo insieme. La prova conclamata di questo è che la poetica del museo e anche alcuni dettagli architettonici del museo si trovano nelle ultime 20-25 pagine del romanzo, e quando stavo visitando questi musei, questi piccoli musei o anche grandi musei che mi piaceva, come per esempio la Alte Pinacoteca, che ha questo scalone che parte da una parte e arriva dall'altra parte del museo, ho detto: quando faccio il mio
mio museo farò uno scalone come questo. Purtroppo non sono riuscito a fare lo scalone della Alte Pinacoteca perché è troppo grande, il mio museo è troppo piccolo, però insomma ho un po' rubato dei vari particolari in tutti i musei, non solo europei ma anche americani, ovunque mi sia capitato a viaggiare. Il Museo dell'Innocenza, sia come museo che come romanzo, è influenzato, diciamo, come dire, viene influenzato da tutti quei particolari di molti altri musei. In effetti mi rende orgoglioso dire che questo è il primo museo del mondo che il collezionista e il padre del museo viene influenzato direttamente da altri musei. Certo, ho visitato il Louvre e ovviamente tutti, a chi non piacerebbe avere un soffitto, una volta e un enorme corridoio, poi si è inventato un museo come il Metropolitan, eccetera. Certo, questa tipologia di musei è molto influenzata dall'architettura. Il mio museo invece cosa fa? È un museo influenzato da piccoli particolari, non tanto rappresentativi del desiderio di imitare la grandiosità degli altri musei, del Louvre o di questo o dell'altro, ma piuttosto dei dettagli che sono apparentemente piccoli, ivi compresi dettagli architettonici. Parliamo di un libro tuo che non corrisponde al museo, il libro rosso. E credo che io ho letto tutti i tuoi libri, se non tutti, quasi tutti, insomma, però in quel libro emerge molto chiaramente che lei ha una forma di pensiero visivo, di pensiero attraverso le immagini, non semplicemente come se si trattasse di una ulteriorità decorativa, ma proprio un pensiero visivo che forse ha a che vedere con la vocazione iniziale che lei aveva o l'istruzione iniziale che lei ha ricevuto. Ci dà qualche commento? Ah, il commento non è sufficiente, ne posso parlare a ruota libera di tutto questo, nel senso che entro l'età di 22 anni, di fatto volevo fare il pittore. Vengo da una famiglia di ingegneri civili, mio padre e i miei zii e mio nonno erano tutti ingegneri e mia mamma pensò di far diventare anche a me un ingegnere, invece ero un artista, ero l'artista di famiglia, diciamo. Sono sempre stato molto vicino alla pittura, mi piaceva dipingere. Quando hai 7 anni o quando hai 14 anni hai veramente un occhio per i particolari visivi. Però quando poi dobbiamo parlare di intelligenza visiva, si tratta di un argomento talmente vasto, nel senso che parte dell'intelligenza visiva, che adesso è un concetto che è diventato sempre più diffuso negli ultimi 20-30 anni, significa parlare di una cosa che semplifica, diciamo, una interpretazione dell'intelligenza visiva, vale a dire furbizia nel guardare le cose. Quindi le persone che hanno l'intelligenza visiva vedono una cosa e dicono: bene, ci sono 360 persone, 50% sono biondi, 50% sono neri. Ecco, vedere attraverso le cose è ciò che viene considerato intelligenza visiva. Un altro aspetto di questo è invece quanto del contenuto di ciò che noi definiamo pensiero sia visivo e quanto invece è fatto dei pensieri o da dei concetti. Ecco, questo è un argomento più profondo che mi interessa molto. Sono anche professore presso la Columbia University e a volte, devo dire, mi capita di insegnare quella che è la storia dei rapporti fra la pittura e la letteratura, partendo da appunto Platone, arrivando fino a delle storie di Borges, parlando del Laoconte o comunque di tutta una serie di testi, dall'Ekphrasis, come si guarda un'immagine e poi la si converte per esempio in testo. Non dimentichiamoci per esempio che la fotografia è stata inventata alla
metà del XIX secolo e l'umanità da quel momento in poi ha avuto accesso a poco prezzo alla fotografia, e quindi diciamo c'è stata l'ekphrasis vera e propria. E allora io dico sempre ai miei studenti: leggete il saggio di Goethe sulla Ultima Cena, non sulla Gioconda, in cui Goethe dice che ama la Ultima Cena e ne spiega le ragioni per le quali la ama, e dice che la spiega come se fosse in un articolo di quelli che vi capita di leggere in aereo, cioè ne parla con parole molto semplici, dice ai lettori tedeschi che cosa vide a Milano e spiega ciò che aveva visto. È come se fosse un articolo di Wikipedia, e uno si può chiedere che rilevanza abbia tutto questo. Comunque, dopo aver tenuto appunto questo corso, la logica della mia classe e del mio corso era tale per cui che volevo si concentrassero su che cos'è il pensiero. Quando il tutto si rifà a quello che noi pensiamo, che cosa facciamo quando pensiamo? Stavo cercando di presentare questo concetto ai miei studenti. Alla fine del semestre, di solito dico ai miei studenti: mi fa molto piacere aver insegnato a voi in questi 6 mesi nel corso di questo seminario. Adesso però voglio fare un esperimento. Chiudiamo tutti gli occhi e cerchiamo di pensare ad una cosa. Bene, adesso riapriamoli. Voi avete pensato a qualcosa? Che cosa è passato nella vostra mente? Era un'immagine, o era un concetto, o era una serie di parole, o che cosa? Chiedo ai miei studenti. E ciò che io so, e loro, e se uno vuole sapere che cosa di solito mi rispondono, perché magari siete curiosi, la risposta è che a volte sono pensieri pieni di immagini, e a volte invece noi pensiamo solo attraverso le parole, quindi possiamo anche drammatizzare ed esagerare questo concetto, dicendo che io penso che alcuni si trovano meglio pensando a concetti e a parole, e quindi le parole alla fine sono dei concetti platonici, mentre invece altri si trovano meglio a pensare in modo figurato, perché quando hanno un pensiero, quello che vedono nella mente è un'immagine. Certamente anche gli analfabeti hanno dei pensieri, o le persone che non frequentano l'università, o magari anche i bimbi stessi hanno dei pensieri. Ebbene, questo è un argomento interessante da sviscerare, perché che cosa sia il pensiero? Un pensiero? O quanto sia composto da verbi o da concetti un pensiero, e quanto invece da immagini che possano automaticamente dare una certa motivazione, è un argomento assolutamente interessante che mi interessa moltissimo. Grazie. Io credo sia molto chiaro che mentre lei abbia, come dire, una conoscenza estremamente sofisticata degli aspetti cognitivi del pensiero attraverso l'immagine, lei ha anche una capacità intuitiva di affrontare questo problema, non in termini pratici, ma in termini teorici. E io credo che sia estremamente importante questo. Sì, sono d'accordo con lei. Io ho proprio elaborato questa teoria nelle mie Northern Lectures, che ho tenuto appunto all'università, nell'ambito delle quali ho cercato di capire l'atto dello scrivere romanzi e leggere romanzi. E lì io sostenevo che più o meno la letteratura è una comunicazione attraverso le parole, ma ciò che noi comunichiamo non è necessariamente fatto da altre parole, ma anche immagini. Goethe, per esempio, scriveva dell'Ultima Cena, e quando faceva ciò stava cercando di fare del proprio meglio per convertire un'immagine in verbi, in parole. E ciò che io sostengo è questo: quando io scrivo un romanzo e quando i lettori leggono questo romanzo, c'è una comunicazione. Prima è una comunicazione autobiografica, perché questa informazione viene da me. Alcuni scrittori magari non si comportano necessariamente come mi comporto io, ma per prima cosa ho sempre l'immagine di una scena in mente. Per esempio, diciamo che nel mio romanzo il mio personaggio
sta bevendo un bicchiere d'acqua, molto importante il colore del bicchiere, l'acqua, e quindi prima lo vedo nella mente, poi converto quell'immagine e metto anche l'accento sull'importanza di tutte le informazioni, il colore, il vetro, l'atmosfera, eccetera. Però io cosa faccio? Riduco il tutto a una parte importante, la comunico e la metto in parole, e poi viene stampata, viene distribuita. Un giorno i miei lettori aprono il libro e leggeranno quella informazione. Ebbene, questa volta il mio lettore forse capirà la mia teoria umile dello scrivere il romanzo, e il mio lettore cercherà di ricostruire quell'immagine che io avevo in mente attraverso le mie parole e ricompone la stessa immagine. In un modo o nell'altro comunichiamo attraverso parole e immagini. Ecco perché io mi definisco un romanziere visivo, o rispetto ad altri romanzieri, questo è ciò che cerco di fare quando scrivo e quando voglio comunicare attraverso il romanzo. Vuol dire comunicare immagini attraverso verbi, attraverso comportamenti, e sottolineo ancora il fatto che questa sia la mia teoria. Io mi considero un scrittore visivo e in genere mi trattano come tale, e in effetti a volte i miei lettori mi dicono: oh, signor Pamuco, ho di fatto letto il suo romanzo, è esattamente come vedere un film. Ecco, questo è un commento che mi piace. Se mi volete fare un complimento, fatemi questo, non perché c'era un argomento melodrammatico, ma perché il mio scrivere evoca momenti, fa vedere delle cose in un modo o nell'altro tale per cui risulti convincente ciò che io scrivo. Io credo che Marcel Proust è stato un autore molto visivo, anche altri, ovviamente Tolstoi per esempio, e aveva questa capacità innata di vedere dei particolari che rimanevano e che lui riusciva a comunicare. Comunicare forse non è il verbo più giusto, però diciamo questi scrittori sono stati in grado di passare informazioni, e le loro parole sono state catturate dall'immaginazione del lettore, che le ha trasformate in immagini. Quindi questi scrittori avevano un talento speciale di vedere le cose attraverso le parole, e anch'io voglio essere come loro. Mi spiace se l'ho interrotta, ma io credo che lei ci abbia appena offerto un esempio meraviglioso del tipo di rapporto che c'è, o forse di tensione, meglio dire, fra una teorizzazione di una cosa, pensare in termini sistematici, e sperimentare tutto questo in altri termini, per esempio sperimentandolo nei suoi romanzi, nei suoi scritti. Io ecco, penserei a questo, che una tensione simile è quella che riscontriamo fra un testo teorico come il Manifesto Modesto per un Museo e cose pratiche, per esempio di prendere in mano, come dire, un museo, di crearlo in una città così ricca di musei e di altri cimeli culturali come Istanbul. E allora la mia prossima domanda ha a che fare proprio con questa tensione. Io credo che sia il suo Manifesto Modesto per un Museo e la sua opera Il Museo dell'Innocenza, e dico progetto generale, ivi compreso il museo e il romanzo, siano una reazione molto provocatoria, estremamente anche furba e promettente alla grande crisi dei musei che colpisce il nostro momento attuale. Ma che cosa vuol dire quando parla delle grandi crisi dei musei? Salvatore, io sono un grande sostenitore dei musei, perché tu non lo sei, Salvatore? Beh no, io credo che si parli molto dei musei in questo momento, però i musei sono il fatto che ci sia una discussione è una cosa positiva. La discussione, per esempio, se i musei devono avere come prima aspirazione quanti più visitatori possibili, bisogna guardare alla quantità o alla qualità, devono essere grandi o piccoli, locali o globali. Insomma, c'è un sacco di cose che si dicono sui musei. C'è anche una crisi, c'è anche una discussione, magari non le piace la parola crisi, ma forse è meglio usare la parola discussione, proprio fra coloro che si occupano di musei è intensa, cosa che io trovo ottima. Quando c'è una discussione su un argomento, quando un argomento viene discusso, io credo che possa essere solo sano, è una cosa felice. Beh,
Ecco, per esempio, io non ho le statistiche bene in testa, però il numero di persone che visitano i musei pare siano sempre più in aumento recentemente e la presenza dei musei, dei critici, delle aperture vanno via via sviluppandosi. Questo significa che i vari paesi hanno il desiderio di autorappresentarsi attraverso i musei e quindi la diffusione dei musei come luogo dove spendere le proprie domeniche insieme alla famiglia, così come per esempio si andrebbe in chiesa nell'ambito del mondo occidentale, è una tendenza che si sta sviluppando. Quando stavo iniziando a pensare ai musei e stavo pianificando di scrivere il mio romanzo, sono andato in Amazonia, sono andato in Amazon e ci sono forse nella sezione musei 10.000. Nei 20 anni che sono trascorsi, l'umanità ha usato tutta una serie di pensiero museale, per così dire. E quando si pensa, non è una crisi, anzi, secondo me è proprio il contrario. La diffusione dei musei vuol dire che ci saranno sempre più visitatori, altri outsider si interesseranno ai musei o persone come me, e quindi il museo diventa un'arena di discussione culturale, di rappresentazione. E una volta che questo si verifica, ci saranno sempre coloro che dice: no, insomma, è troppo populista, è troppo commerciale, proprio come succede con la letteratura. Alcuni dicono qualcosa del genere, altri invece dicono facciamo attenzione ad altro. Io sono pronto a parlare di queste cose, a parlare di questi argomenti, però pensiamo che sia invece un periodo felice per la storia dei musei in tutto il mondo. Certo, ci sono alcuni musei, diciamo, un pochino fuori moda, diciamo proprio come per esempio si è verificato in Turchia, come in molti paesi asiatici, che sono semplicemente, come dire, dei luoghi dove si mantengono cose, si conservano cose e non si dà istruzione, non diventano delle istituzioni per l'istruzione. Forse la discussione è meglio farla su come legittimare i musei, come istituzioni per l'istruzione. Altri invece, per esempio, i musei non sono semplicemente un luogo dove conservare il nostro passato o gli oggetti del nostro passato, ma sono anche delle istituzioni per l'istruzione. Ma l'istruzione e il divertimento non sono due cose che vanno mano nella mano. Però sono pronto a parlare di questa crisi, se lei la chiama crisi, e io la chiamo invece vitalità, perché la gente va di più nei musei e io ho un atteggiamento più positivo, però magari possiamo parlarne se le fa piacere. Nel manifesto Modesto per il piccolo museo, lei parla di due modi diversi di affrontare appunto il mondo del museale oggi come istituzione. Da una parte ci sono musei che vengono costruiti intorno a un potere di ostentazione nazionalista, quindi la grandezza della narrativa nazionale, pensiamo al British Museum, al Louvre. D'altro canto invece ci sono dei musei che hanno e mostrano la capacità di rivelare la umanità nascosta. Sì, però prima di rispondere alla sua domanda, volevo riassumere un pochino quello che è il contenuto del mio manifesto Modesto per il piccolo museo. Per prima cosa, non sono un essere politico. E non sono neanche un teorico al 100%. Magari conoscete il progetto Museo dell'Innocenza, è un romanzo ed è un museo che ho aperto a Istanbul. Non è una conseguenza di un pensiero teorico, perché io, proprio come molti di noi, come dire, sono uno che ha molte
idee, io sono stato fortunato e sono riuscito, come dire, a realizzare un sogno. Avevo questa idea di aprire un museo scrivendo un romanzo e questo romanzo avrebbe dovuto essere il catalogo del museo. Ho aperto il museo e ho fatto tutto questo senza nessun tipo di teoria pregressa e quando l'ho avuto ho cercato di sopprimerla. E a volte per spiegare meglio dico ai miei amici quando pubblico un nuovo romanzo in Turchia mi dicono Orhan perché hai scritto questo romanzo? Per prima cosa è una domanda sciocca perché nessuno scrive mai un romanzo per affrontare una sola idea, ci sono sempre 10-15 motivi per scrivere un romanzo e quindi bisogna elencarli. Altri amici magari a volte mi dicono perché hai scritto questo romanzo, ha una specie di connotazione negativa, acquisitiva, quasi sospettosa, un tono sospettoso che a me non piace quando me lo chiedono. Questa volta mi hanno detto, ma Orhan, perché ti sei dedicato ad un progetto come questo? E la prima cosa che ho risposto, ho detto, perché volevo divertirmi, perché l'ho fatto io per primo, nessuno l'ha mai fatto prima. Però adesso le do delle motivazioni più estetiche, politiche e sociali del perché ho fatto una cosa di questo genere e ho scritto di scrivere questo manifesto. Però quando si parla di manifesto, la prima cosa che ci viene in testa è, come dire, l'evocazione di giovani arrabbiati che stanno combattendo contro tutto quello che è stato sostenuto dalla generazione precedente. Non è stato così per me. Allora, perché mi sono detto non chiamarlo non solo un manifesto, ma un manifesto modesto? E in un modo assolutamente sincero devo dire che mi piace il Louvre, che amo il Metropolitan e mi piacciono i grandi musei e perché scrivere allora contro questi grandi musei? Ed è anche vero, sono stati fatti, aperti 100, 200, 300 anni fa, però ci sono ancora delle persone che cercano di replicare cose come il Metropolitan e il Louvre in Asia attualmente. Io sono contro questo concetto ed è questo proprio il contenuto del mio manifesto modesto, dove io sostengo che i musei non dovrebbero più essere semplicemente una rappresentazione della nazione, del governo, la storia della nazione, dell'esercito, delle istituzioni pubbliche, oppure i vari generi, le varie comunità etniche o le loro storie. Perché la nostra mente si occupa solo del concetto di rappresentazione in un museo di questo genere. Allora io sostengo nel mio manifesto modesto, perché i musei non si occupano di più dell'individuo? Anche la sua rappresentazione non è importante se si parla degli individui, quanto è importante esplorare, capire, sintetizzare i problemi del singolo individuo. Perché non si mette l'individuo davanti alla bandiera, al governo, mettiamo l'individuo sul piedistallo. Questo dovrebbe essere, diciamo, l'energia del museo, soprattutto nei musei moderni. È questo che io dico. Dico, certo, mi piace il Louvre, mi piace il Metropolitan, il Topkapi, mi piace la Alte Pinacoteche, eccetera, insomma tutti questi grandi musei. Però alla fine, per poter rivelare l'umanità nascosta dentro ciascuno di noi, proprio come il romanzo moderno, dovremmo mettere proprio sul piedistallo il singolo individuo e le sue storie. Abbiamo avuto l'epica, abbiamo avuto Gilgamesh o Calavera o che altro, insomma, o abbiamo avuto un sacco di esempi, ma poi abbiamo avuto James Joyce. Dopo la metà del XIX secolo l'umanità ha scoperto il romanzo. Guardiamo Ulisse, che cosa fa se non mettere sul piedistallo ogni cosa, ogni singolo piccolo dettaglio della vita di un uomo che viene messo sul piedistallo in Ulisse? Bene, l'umanità ha in effetti ha fatto questo, quindi il Louvre è stata l'abitazione del re che è diventata poi un museo, l'epica parla della storia dei grandi re del passato e poi invece l'umanità si è occupata di Ulisse e dei singoli. I musei invece non sono ancora arrivati a questo perché per molti motivi economiche, perché naturalmente per una nazione un museo è come una bandiera, come battere moneta, come inventarsi una
una bandiera, come parlare di un inno nazionale, però d'altro canto, e specialmente quando stavo scrivendo il mio manifesto modesto per i musei, pensavo più all'Asia. Rem Koolhaas adesso sta costruendo un museo enorme a Pechino, sono sicuro che sarà bellissimo, mi farà piacere andare a visitarlo, però d'altro canto, rappresenta ancora questo concetto di nazione, di storia dei cinesi che dovrebbero rispettare i diritti umani invece che la nazione in prima battuta, e in effetti lo Stato annienta sempre di più l'individuo. Allora vorrei dire anche un'altra cosa: perché non far vedere la vita della gente normale nei musei? Sono sicuro che vedremo molti paesaggi cinesi, di quella che è la continuità fra la cultura cinese, quella turca, quella persiana, quella italiana. Significa anche fare attenzione a ciò che oggi chiamiamo i piccoli dettagli della nostra vita. Vorrei elaborare un pochino su questa idea. Il museo come istituzione è un'invenzione molto recente. Di fatto è, diciamo, un'invenzione del mondo occidentale. 200 anni fa non ce n'erano di musei, sono stati tutti aperti dopo. 170 anni fa non c'erano musei. Certo, ha ragione. Quindi se ritorniamo indietro nel tempo, il museo così come lo conosciamo oggi si basa per esempio sulle collezioni dei principi o dei papi o dei re, eccetera. Però questi collezionisti erano collezionisti privati, diciamo, erano dei privati cittadini che collezionavano grandi oggetti presso le loro abitazioni. E lei ha ragione, alla fine del suo manifesto modesto è di fatto, leggo e quoto, gli edifici monumentali che dominano i quartieri nelle città non sviscerano la nostra umanità, anzi provocano la domanda: non avremmo forse bisogno di musei modesti che onorano le strade vicine, i piccoli negozi, e li fanno diventare parte della mostra? Il futuro del museo è dentro le nostre proprie case. Allora, da questo punto di vista, qual è il futuro del museo che lei vede? È qualcosa che corrisponde alla vera origine del museo, cioè si rifà la sua origine, cioè praticamente un'autenticità rinnovata del concetto della collezione? Parliamo di un'altra cosa allora, parliamo del collezionare. Quello che io penso relativamente al collezionare l'ho spiegato nelle ultime 20-25 pagine del mio romanzo Museo dell'Innocenza. Però man mano che uno legge il romanzo capisce che il mio protagonista Kemal è così innamorato che è spinto a collezionare qualsiasi cosa la sua amata tocchi o qualsiasi cosa che ricordi a lui il loro grande amore. Se leggete il romanzo capirete ciò che intendo a dire. C'è una motivazione per collezionare le cose che è molto personale, e io credo proprio a questo. L'attaccamento agli oggetti è comune agli esseri umani, lo facciamo tutti. Alcuni hanno più propensione, per esempio viaggiano oppure si innamorano se c'è qualche cosa che succede, un evento come un incidente eccetera, ne parlano attraverso gli oggetti che conservano. Alcuni se li tengono in tasca, diventano portafogli, fortuna, eccetera. Quindi per natura noi abbiamo un attaccamento agli oggetti, abbiamo però magari 5-6 oggetti preferiti, altri magari 500, ma questa non è una collezione, è semplicemente un gruppo di oggetti. Per arrivare ad alzare il livello e farlo diventare collezione ci deve essere una logica. E qual è la logica? La logica è la storia, una storia che unisce tutti questi oggetti, anche se non è scritta, è una storia che abbiamo nelle nostre menti. Quello che fa diventare un gruppo di oggetti una collezione è la logica, ma una volta che c'è la logica, allora questo richiede, anche se uno conosce per esempio la logica di una certa collezione, che il collezionista è una persona che ha come scopo quello di attenersi a questa logica in modo infinito. Per esempio, un esempio che faccio sempre, dico: se tu hai 20.000 libri e sei collezionista,
collezionista non necessariamente li hai letti. Io ne ho 20.000 di libri e me li sono letti tutti. Se sei collezionista magari ne hai 20.000, però magari a volte sei orgoglioso di non averli letti. E quindi la differenza fra il collezionista e uno che è attaccato agli oggetti è radicalmente diversa. E io sostengo allora che una volta che tu hai una collezione hai bisogno di una storia, può essere ancora la storia della nazione, la storia della civiltà cinese, o magari può essere, come io suggerisco nel mio romanzo Museo dell'Innocenza, una storia artificiale che ho inventato per far sì che, come dire, potessi creare lo scheletro del museo. Per creare questo ho prodotto una storia per mettere insieme, per avere la scusa di mettere insieme degli oggetti. Ma che male il mio protagonista cosa fa? Colleziona tutto quello che lei ha toccato, proprio come un collezionista. Ma per esempio io per esempio ero collezionista di francobolli, mio fratello per esempio collezionava francobolli solo di animali, e io ho iniziato invece a collezionare francobolli dove ci fosse un'auto, un aeroplano, eccetera. Cioè hai un'idea, hai una storia e poi collezioni. Che tu lo faccia come lo fanno i pazzi o in un modo più controllato, non, o diciamo più semplice, non è importante. Ma una volta che appunto uno ha una collezione, non siamo in un museo, dobbiamo trovare appunto una sede per quella collezione. Allora ci vuole uno stile, e allora ecco il museo. Questo è quello che io penso di tutta questa cosa. Grazie, chiarissimo. E questa mattina stavamo parlando dei casi del tuo Museo dell'Innocenza, parte delle cui teche adesso sono al Bagatti e Valsecchi di Milano. Sono stato colpito dalla bellezza delle installazioni. Quindi la mia prossima domanda è: qual è il rapporto fra una strategia di narrazione e la strategia dell'installazione museale? Sì, bene, beh, questa è una faccenda un pochino più complicata, nel senso che questo problema mi è apparso chiaro quando ho iniziato a produrre, a fare il Museo dell'Innocenza. Che cosa avevo all'inizio? All'inizio avevo appunto il romanzo da scrivere, poi dovevo raccogliere quegli oggetti citati nel romanzo, e poi volevo aprire il museo, e poi volevo mostrare questi oggetti dentro il museo. Però una volta che ho iniziato a far tutto questo, allora ho iniziato anche a pensare: beh, però un giorno dovrò aprirlo questo museo, e coloro che hanno letto il romanzo, che sono i miei visitatori diciamo ideali, avverranno, visiteranno il museo e vedranno gli oggetti che vengono citati o descritti nel romanzo. Che cosa succederà nella loro testa? E per illustrare questa problematica vi racconto un breve aneddoto. Quando stavo facendo il museo avevo già la collezione e stavo parlando con alcuni artisti internazionali, turchi, no, non proprio artisti, ma comunque dei curatori. Ce n'era uno che era particolarmente interessato. Allora lui mi ha detto: Oran, tu mi stai dicendo che vuoi scrivere un romanzo in cui qualcuno, per dire, mangia una mela e poi vai dentro un museo e vedi quella mela? Beh, non è interessante, mi ha detto lui, e aveva ragione nel dir questo. Tuttavia alla fine è successo qualcosa di diverso. Cioè, che cosa è successo? Quando vai e visiti il Museo dell'Innocenza non vedi la mela che è stata mangiata. In effetti posso anche dare e fornire delle statistiche proprio a questo proposito. La gente viene, visita il Museo dell'Innocenza, e io sono sempre molto curioso di vedere che cosa fanno quando vengono e lo visitano. La logica del Museo dell'Innocenza è tale per cui che nel libro ci sono 83 capitoli e nel museo ci sono 83 teche, vetrine,
ciascuna dentro delle cose, scatole, scatoline, eccetera, però non ne abbiamo fino a questo momento 69, 70, ne faremo altri e apriremo una parte speciale del museo per quelle che rimangono. Però comunque anche il lettore più ideale che abbia letto il mio romanzo 10 o 15 volte e che lo sa a memoria, diranno: ah sì, quella è la mela diciamo nelle prime due, tre teche, ma poi piano piano si trasforma tutto e fanno un'altra cosa. Questo è quello che ho notato io, non sono riuscito a pianificarlo prima. Dopo un po' sono molto più interessanti nell'atmosfera, nell'ambiente, nel metodo di mostrare le cose e il gioco che è legato nel vedere ciascuna teca. Dico questo perché un'altra domanda che mi fanno è: adesso hai la collezione, come sei riuscito ad adottare una logica? All'inizio volevo una corrispondenza 1-1 fra quella mela che si mangiava nel libro e quella in realtà, ma dopo un po' mi sono detto: ma forse l'artista morto dentro di me, quello che non si è espresso o quello che è sopravvissuto alla tradizione di ingegneria civile della mia famiglia, ha cominciato a farmi sentire la sua vocina e dirmi: ma perché non fai queste teche e pensi alla bellezza? In un modo o nell'altro ho perso un po' di tempo in modo artistico per cercare di farle diventare belle queste teche da vedere, e soprattutto per quanto riguarda l'arte visiva, una cosa che devi fare è sempre, come dire, un esercizio di mettere la mela lì, di mettere l'altra roba là, di mettere l'altra mela dall'altra parte, per poi far venire fuori qualche cosa di meraviglioso alla fine. Quindi diciamo che la prima strategia è stata questa. Avevo anche una collezione mia di cerini, di fiammiferi che si usavano in Turchia nel passato. Ho una collezione fantastica, però l'ho messa lì, non mi piaceva, l'ho messa là, non gli piaceva, magari se la metto dentro nei cassetti, no, non è interessante. Insomma, ho fatto tutta una serie di prove, poi alla fine non ho mica portato nel museo tutte le mie collezioni, probabilmente perché non erano belle sufficientemente. Quindi proprio come succede a livello di interesse artistico per la bellezza, per l'equilibrio che è iniziato a frullarmi nel cervello, quindi le mie preoccupazioni non erano tanto narrative quanto estetiche, cioè fare un museo meraviglioso. Non so ancora che cosa significhi meraviglioso, ma seguo il mio istinto e dovrebbe essere magari anche influenzato da altri, eccetera, ma dal momento che, diciamo, non sono stato mai spaventato dall'essere influenzato da altri artisti, perché il concetto del mio museo e del mio romanzo sono così originali che mi permettono, come dire, di permettermi un'originalità da pochi soldi, per così dire. Quindi guardate le mie teche hanno anche un'altra idea che ho sviluppato più tardi, cioè guardatele come unità indipendenti, legittime da sole, legittimate dalla bellezza, e in quel momento lì ho iniziato a far quello. Sono anche arrivato al punto di farne delle copie per mandarle in altre mostre o venderle, per esempio. Non l'ho ancora fatto, ma magari un giorno sarà anche possibile vendere parte delle copie di queste teche per poter generare appunto reddito per la fondazione museale. Insomma, ci sono tutta una serie di considerazioni che intervengono, però un'altra parte della tua domanda è correlata a questo, nel senso che alla fine il museo è stato aperto nel 2012 e funziona bene, sono assolutamente felicissimo del numero di visitatori, però ce n'è uno che è interessante: il 65-70% dei nostri visitatori non hanno mai letto il romanzo Il Museo dell'Innocenza. All'inizio ero convinto: la gente leggerà il mio libro e verrà a vedere il museo. No, invece guardate, chi viene non sono quelli che hanno letto il romanzo. Alcuni di questi visitatori forse
hanno letto il romanzo, vengono a Istanbul e dicono: ah, guarda, vado in un posto strano, perché non vieni con me? E la maggior parte dei visitatori appunto non hanno letto il romanzo, non sanno neanche di che cosa parli il romanzo, ma vengono lo stesso stimolati dagli amici. Poi ci sono per esempio altri che non hanno un amico che ha letto il romanzo, ma Istanbul è semplicemente una destinazione turistica e viene detto loro: andate a vedere sto museo strano. E la cosa mi rende molto felice, perché la gente viene, come dire, a visitare il mio museo per interessi museologici o per, come dire, qualche strana interesse, però non appena entrano quegli oggetti raccontano una storia che non hanno mai letto, magari con piccole spiegazioni o piccoli testi che noi diamo loro, o magari l'amico ti dice: guarda, è una storia d'amore assolutamente tristissima, c'è sto ragazzo morto d'amore per sta ragazza e colleziona tutto. E allora vengono, e quando vengono il museo, ed è la cosa che mi inorgoglisce di più, è che c'è un lavoro, un sacco di lavoro, tutti i dettagli sono stati fatti come se questi oggetti fossero appunto dei capolavori di migliaia d'anni fa. Non è semplicemente una installazione strana come quella della Biennale di Venezia, per dire, no, c'è molto lavoro, molta devozione, ci sono per esempio artisti che si sono prodigati a darmi dei suggerimenti, e quindi si è iniziato proprio a privilegiare l'interesse per l'atmosfera del museo, e io ho imparato tantissimo dai piccoli musei in giro per il mondo e in Europa in modo particolare. E per esempio ho imparato molto dal museo Gustave Moreau di Parigi, anche dal Bagatti Valsecchi, sono tutti al centro di una grande città metropolitana, però di solito sono poco frequentati, e c'è questo spazio artificiale completamente diverso da tutto ciò che li circonda. Pensate al Bagatti Valsecchi. Bene, anche qui ti dà una sensazione speciale proprio grazie alla sua atmosfera, e poi la gente comincia a guardare queste teche un po' strane, e più o meno, ecco, la diffusione della conoscenza del mio museo a Istanbul si basa proprio sulla curiosità delle teche invece che sul mio romanzo. Fino a questo momento il mio romanzo probabilmente ha venduto 250.000 copie in Turchia, e dalla mia casa editrice so che se un libro vende 250.000 copie in Turchia, la 50% vengono vendute a Istanbul, che significa che 125.000 persone a casa loro hanno una copia del mio libro con un biglietto omaggio. Ma non vengono tutti a visitare il museo. La gente che viene a visitare il mio museo non è necessariamente la gente che ha letto il mio romanzo e vogliono vedere gli oggetti. L'hanno letto, sanno che c'è il mio museo dalla televisione, ma la maggior parte di questa gente non viene. Diranno sempre: vabbè, vengo un giorno, e magari non verranno mai, forse perché non sono persone che adorano i musei visivi, visuali, o non è, come dire, la storia dei musei asiatici è molto particolare, io la accuso un po', ho visto questa cosa in India e anche in Turchia quando ero bambino. La persona normale, il visitatore normale, viene vista da chi si occupa di musealità come un pericolo vagante perché rovina le collezioni, mentre invece un museo non è solo un posto dove si mantengono e conservano cose costose che non dovrebbero essere viste dalla gente normale. Quindi in molti musei la gente è intimidita, non osa, e quindi le masse dei visitatori se ne stanno lontane. Ecco perché i musei sono sempre più diffusi in Europa, e questo mi fa molto piacere, perché anche noi in Asia cerchiamo di imitare la stessa cosa, e adesso appunto stiamo cercando di rinnovarci anche noi, e
In effetti non sono solo dei luoghi dove mantenere dei tesori, ma sono luoghi di istruzione e di divertimento. E il museo è divertimento. Uno magari dice no, è impossibile. Invece a me fa piacere sentire questo binomio, perché questi luoghi si apriranno al pubblico e una volta che saranno aperti al pubblico ci sarà anche una concorrenza e ci saranno appunto 1 milione di visitatori, ma l'altro dirà io invece ce n'ho 1,5 milioni di visitatori. Proprio insomma, proprio come succede con la letteratura popolare, che può essere negativa, però è anche positiva perché contribuisce alla diffusione del sapere. I musei sono come i romanzi, sono luoghi che ci fanno pensare, ci fanno capire noi stessi, eccetera. Grazie. E adesso l'ultima domanda, sulla scorta della tua esperienza che hai descritto così bene fino a questo momento, qual è il futuro del rapporto fra il museo in generale, non particolarmente il tuo, e la città, diciamo nel mondo? E beh, ci sono due cose da dire qui. Uno è, come dire, il mio pensiero morale, pratico, il mio desiderio di prendere una certa direzione, invece è quello che accade. Quello che accade è questo. Il Museo dell'Innocenza magari può essere un buon esempio. Quando io ho deciso di fare questo progetto, di scrivere un libro e il museo, per un po' ho cercato un quartiere di Istanbul, perché ho detto se scelgo, questo fissa il tono della storia, perché poi in effetti dovevo parlare della famiglia e questa casa sarà convertita in un museo, la mia protagonista Fissun dovrà vivere da una parte. Allora mi sono detto che cosa devo scegliere. Ho scelto un quartiere di Istanbul non lontano da casa mia, più conveniente. Ho acquistato quell'edificio lì. Una volta che ho finito il museo, sono aumentati i prezzi, non solamente perché io ho aperto il museo, ma perché in effetti i prezzi degli appartamenti sono saliti a Istanbul. Però io posso dire questo: non appena si apre un museo in un quartiere, i prezzi degli edifici salgono. E so che ci sono, per esempio, alcuni immobiliaristi in Cina che dicono: ah, faremo, che ne so, 10.000-15.000 appartamenti per la classe media cinese, diciamo, in genere costruiscono anche un museo, perché contribuisce ad alzare i prezzi. È come avere un parco, è come avere, come dire, un'istituzione che nobilita il quartiere. Quindi diciamo che i musei aiutano i quartieri a migliorare. Io sto dicendo non miglioriamo semplicemente, cerchiamo di vedere anche l'arte in quello che è originale, perché il miglioramento non è necessariamente negativo tutte le volte, però non bisogna trasformare un luogo in uno stereotipo e renderlo simile ad altri luoghi che sono più costosi, eccetera. Questo per dire la prima cosa. Adesso, città e musei. Beh, i musei sono come le grandi cattedrali, le moschee o centri culturali centrali. Adesso sfortunatamente i centri commerciali sono un po' come i musei, dove si acquistano cose, sono dei centri di attrazione per le città e di fatto cambiano la modalità di sviluppo di una città. Diciamo che se fuori Milano io trovo un luogo, investo un sacco di denaro e ci metto un museo, dopo un po' ci saranno case, negozi, edifici, cinema, insomma, si formerà un quartiere intorno a quel museo. E i musei cambiano le città. Quando dico che i musei dovrebbero rimanere nei quartieri così come sono originali, c'è anche il paradosso che ogni qualvolta si apre un museo poi cambia il quartiere. Un'altra cosa invece è la rappresentazione che la città ha dentro un museo, che è un altro argomento. Ma lì posso dire che, proprio come succede nei romanzi dove si raccontano le nostre storie del quotidiano o alle storie di Dostoevskij, eccetera, anche i musei dovrebbero prestare attenzione alle vite di tutti i giorni delle persone che ci vivono intorno. Mi fa piacere dire che il mio Museo dell'Innocenza è un piccolissimo museo, minore, della città di Istanbul. Insomma, tutte quelle cose che ormai non ci sono più a Istanbul si trovano, i biglietti
biglietti scaduti, le cose che non si usano più, è correlato a quei vecchi commercianti da strada, eccetera, in modo particolare perché la Turchia non era un paese povero, avevamo cerini molto lunghi, ci sono sempre due società che imbottigliano acqua minerale, una governativa e una privata, che risalivano molti anni fa, e questo dà una certa poesia degli oggetti di semplice uso quotidiano, ed è molto importante che le persone visualmente riescano a capire le cose nelle quali vivono e ciò che vedono tutti i giorni con altri occhi. Quindi i musei dovrebbero seguire le città, e il futuro del museo, nel mio manifesto dico sempre, è dentro le nostre case, e con questo intendo dire che i musei dovrebbero essere in un certo modo la continuazione della città, di quella che la città e il museo dovrebbero essere due entità con un rapporto trasparente. Ma perché? Perché quando uno entra dentro un museo deve sentirsi anche in un posto però speciale, deve sentirsi, per riassumere, i musei dovrebbero, come dire, essere punto d'onore per quelle città dove sono stati aperti, e non dovrebbero servire solo agli aristocratici e alla cultura aristocratica dell'elite, ma di tutti. E se questo si fa, anche il museo più umile e più egalitario cambierà la vita del quartiere nel quale si trova, perché alle persone piace visitare questo tipo di musei, e quindi si forma un centro di idee intorno al museo. Sono due problematiche, sono due cose che mi interessano quando si parla dei musei e delle città. Grazie Oran, io credo che sia stata una vera e propria conversazione interessantissima, quindi davvero dobbiamo applaudirti, e chiedo alle persone di applaudirti per ciò che hai detto. Grazie.